Margot, volevo ringraziarti per avermi portato la valigia, i quadri. Oh. E volevo anche scusarmi per essere venuto così, senza avvertire, e con... Lei cosa vuole qui? Ho incontrato suo padre in albergo per caso. Era andato a salutare suo fratello. Tu sei andato a salutare Alf? Sì. Non posso nemmeno andare a trovare mio fratello. Mio fratello, che è appena sfuggito a un omicidio. Lo trovate strano? Gli ho soltanto detto buonasera, dato che mi trovavo a passare davanti al suo albergo. Sì, va bene, papà. Come al solito fraintendi quello che ti si dice. È la tua fantasia. Hai già mangiato, Ulrich? Mangiato? No, no, non ho mangiato. Tu hai ragione per la fantasia. Io sono completamente distrutto. Io me ne vado a dormire, la prego di scusarmi. Henriette, scusami anche tu. Scusatemi, vi prego. Signor Ralph! Lei adesso non può più sfuggire. Resta qui, mamma. Non temere. Ci siamo arrivati. Chiudi la bocca. Tu non puoi ostacolare il freddo vento che all'improvviso soffia sulla scena. Io non l'aiuterò. Io so dove cercare l'assassino, ma non l'aiuterò. Deve essere sua la decisione. Mia? Io avevo un bell'ufficio. Ma stavo lì soltanto per firmare quello che mi passavano. Non è mai stata diretta da me la società. Era diretta da mia moglie. Già. E dai tre giovani della famiglia. Dicevano sempre: nessuno toccherà la nostra azienda. È nostra e non permetteremo mai che qualcuno ce la tolga. Erano le 4 di mattina. Udii il motore di un'auto. Era venuto Blaufuss. Vedi uscire di casa Margot, Peter, completamente vestiti. C'era anche mia moglie. L'auto partì con a bordo Blaufuss e i miei ragazzi.
Infilai una vestaglia e andai giù nell'ingresso. Dove stai andando? I ragazzi sono andati via in macchina. Mi hai visti? Alle 4 del mattino. Dove vanno? Va a dormire, Ulrich. Tu non hai visto né sentito niente. Hai soltanto sognato. Non disse altro. Tu hai soltanto sognato. Lei lo sa, naturalmente, come io sogno volentieri. E com'è bello. Riposante. Sì, ma il suo non era un sogno questa volta. I suoi ragazzi erano partiti con il signor Blaufuss per Rosenheim. Bene. E adesso torniamo giù. Venga. Suo marito, vostro padre, ha fatto una dichiarazione precisa. Ha dichiarato che ieri mattina alle 4 ha visto 3 persone che partivano da qui in automobile. Lei. E lei. Lei ha salutato quelli che partivano. Cosa? Mio padre ha fatto una simile dichiarazione. Ma come ti è venuto in mente? È follia, menzogna. Adesso dovrai ammettere di essertelo inventato. Che è stata una menzogna. Ripeti la tua dichiarazione, ora, davanti a me. Fallo! O ammetti che è stato un altro brutto scherzo della tua fantasia. Si sarà accorto anche lei che mio padre non è del tutto normale. Davvero? Già. Lo sapeva lei che da anni è in cura da uno psichiatra? Un momento. Un momento, caro ragazzo. Secondo te la fantasia è anormalità? Di me che cosa pensi? Sono normale io? Comunque faccio anch'io una dichiarazione. Anch'io ho veduto ieri mattina alle 4 un'automobile sulla quale sono partite 3 persone che io conosco. Rimanga dov'è.